Ok ragazzi, ci tenevo a dire proprio due cose prima dell'inizio del video. La prima è che sto facendo questa serie insieme a Just Paul, quindi trovate il suo link, il link del suo canale in descrizione. E la seconda è che il secondo episodio della serie uscirà sul canale di Just Paul, quindi vi avviserò quando uscirà, non perdetevelo. Spero che la serie vi piaccia e vai con la sigla! Bella a tutti ragazzi, io sono Ghisius e oggi siamo qui con Just Paul. Bella a tutti ragazzi. E la lava ha già consumato un albero perché sì. La Madonna. Cioè, ci sono due pezzi di legno, Herobrine, e Herobrine is everywhere. Illuminati, you've come to take control. Ecco, è venuto a rompere le palle anche qua, è Herobrine. Allora, tra parentesi, siamo spawnati in un mondo con un seed completamente randomico e abbiamo in parte le zucche. E le zucche sono più rare dei diamanti in Minecraft. Quello è vero. Dovremmo trovare anche i diamanti e siamo a posto. Quindi prendiamo un paio di zucche così tanto per... Tra parentesi, questa serie, come avete capito dal titolo, si chiamerà Just Gamers. È l'unione dei nostri due nomi, se ci avete notato. Praticamente sarà alternata questa serie, nel senso che verrà un episodio verrà fatto sul mio canale e un episodio verrà fatto sul suo canale. E ecco qua. Io faccio gli achievement, direi... duro come il legno. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Cioè adesso archivare proprio a rudo, adesso direi di iniziare creando una casa, la classica casa fango e merda proprio, oppure una grotta, la Bear Grylls di esploratori. Allora ok, ho fatto una crafting intanto, così se ti serve te la metto qua in parte. Oh, perfetto, io sto prendendo legna più non posso, più che altro dobbiamo riuscire a trovare un riparo sicuro per la notte. Questo è il minimo. Oppure ce ne andiamo in miniera, non lo so. Quello sì, però dobbiamo prepararci un attimo perché di notte in miniera ci fanno il culo. Secondo me la cosa fighissima sarebbe fare una casa su un albero. Giuro che sarebbe una cosa fighissima, tipo la base su un albero, tipo crei l'impero partendo dall'albero, perché cioè, così non, uno i mob non ti rompono. È tipo la stella. Se la illumini. Ma no, ma comunque lo fanno, cioè, secondo me se, sì, vabbè, se metti le torce così, ok, però se tu fai tipo una base sull'albero, visto che siamo qua con tanto legno, non devi stare lì a fare anche tante strutture. Magari qua sopra ci fa una casetta sull'albero normale anche. Sì, hai già fatto un'accetta? No, adesso ce l'ho già fatto. Tieni. Legno, faccio l'accetta, ok? Te lo do io. Tieni. Anche il piccone serve. Aspetta, come cazzo si fa a dare le cose? Vabbè, con l'occhio che serve il piccone. Aiuto! Visto che si sta facendo notte, direi di iniziare ad accamparci. Sì. Perché, sì, direi di sì. Fatto qua. Dove andiamo allora adesso? Adesso direi che andare in miniera sarebbe una buona idea, perché fare una casa di notte adesso non è il massimo. Sì, quello sì, senza dubbi. Quindi qua c'è della lava, qua c'è della luce naturale. Iniziamo da qua. Quello sì. Se hai fatto un piccone, fai pure. Le lasci convenire. Aspetta un attimo che adesso lo faccio. Mi ero dimenticato un attimo di farlo Allora, ecco qua, piccone fatto, ci siamo. Ok, ne ho fatto uno anch'io, così tanto per iniziare ce l'abbiamo. Allora, e sa mai facciamo anche una spada, perché i creeper qua esplodono molto più velocemente. Quello sì. L'importante soprattutto è non beccare la lava, tipo, che ci freghi. Spero di non beccare. Oh, ma guarda che culo, subito il carbone. Oh bene, carbone subito è un buon segno. Ma non poco, tanto. Bene. Allora io intanto, visto che non ho voglia di avere brutte sorprese, questo fa gli slavi, facciamo così. Allora. Facciamo tacchete e tacchete, perfetto, ho messo due trapdoor così.
Così non rompono le cosiddette cojones, i cosiddetti cojones. Ah, ecco, poi vai. Non ho ancora avuto l'opportunità di vedere uno scheletro iperdopato. Che sono speriamo di vederlo quando siamo anche noi iperdopati. No, perché gli scheletri... Perché vederlo con una spadina in legno, sai, non è il massimo. No, magari infatti. Siamo già lì con le robe in diamante. Aspetta che faccio una cosa, vediamo se nessuno mi rompe le palle. Okay. Ho fatto un paio di torce, così siamo a posto. Ah, una crafting table ce l'ho io, nel senso, ne ho fatto un'altra così per sicurezza. Ok, visto che non vogliamo annoiare con mining, facciamo una cosa di questo tipo. Arriviamo a un buon livello, cioè tipo il 12. Sì. Magari questa parte la taglierò così non vi annoio inutilmente. Tra parentesi, vorrei far notare quanto è figo l'uso della mano dell'altra, ecco. Guarda. Già. Che puoi mettere le torce e scavare col piccone contemporaneamente. Questa è una nuova innovazione, non da poco. Ok. Come fai? Spiegamela, come fai? Scusa. Vai sulle torce, premi F. Sì. E ti dovrebbero andare nella mano sinistra. Se tu premi destro. Perfetto. Se tu premi destro. Sì, perfetto. Ok. Perfetto, così. Intanto ho preso un po' di cobblestone, vado. Ah, l'hanno aggiunto per fare la roba della spada dello scudo. Dello sì. Scudo. Sì. Sì. Intanto tu scrivi ancora un pochino col piccone perché il mio è quasi finito. Faccio due picconi in cobblestone per entrambi. Ecco qua. Ok, adesso scavo. E faccio anche due faccio un paio di spade, un paio di pale in cobblestone. Sono stupido. Mamma mia, sto trovando tanto di quel carbone che... Ho fatto... Allora, hai presente il problema spade? Sì. Ecco, non è più un problema, guarda. Perché? Guarda. Stai qua. Una, due, tre, quattro, cinque, no, madonna. Sei. Ho premuto, così tante. È perché ho premuto shift per sbaglio. Faccio una chest, ma quelle lì fanno bene per un mob spawner, abbiamo già capito. Come hai premuto shift per sbaglio? Ho trovato i punti in cui, cioè, abbiamo trovato la parte in cui ci sono più pezzi di carbone della mappa, secondo me. Ecco, perfetto. Vorrei trovare anche la parte in cui ci ferro, sono più ferro, diamanti. Ferro. Bene, ferro. Già. Allora intanto ho abbastanza cobblestone, ne ho 6. Allora, ne prendo altri 2 e facciamo una bella fornace. Perfetto. No, solo 2 di ferro, che verrà. Ecco, eccoli qua. Arriva pian piano tutto il ferro che desideri. 4 di ferro. Dai, 4 di ferro ci possono andare bene per adesso. Per adesso sì. Allora, metto fornace. Anzi, direi sti cavoli. Metto un facciamo po' cosa faccio? Carbone. Faccio il piccone di ferro, faccio. Faccio la spada. No, oddio, la spada adesso ce l'abbiamo in pietra, possiamo anche cavarcela, però sì, se troviamo i diamanti. Cioè, intanto premo F3 così vediamo. Allora, non ho ancora visto in che bioma siamo. Siamo nel bioma, vediamo dove è scritto. A Taiga Hills, la taiga? Taiga, qual è che è la taiga? Ok, allora fai una cosa, c'è ancora del carbone qua, tu che hai poca vita. Io sto qua a picconare, tu vai a prendermi qualcosa da mangiare? Sì, ecco. Sì, vado. Lascio il ferro a cuocere, che ho 8 pezzi. Buon, perfetto, ho trovato altro ferro. Io ho già fatto il piccone. Ah, ok, buono. Quindi sono andato avanti. Fai una. Allora, quindi se ne hai 8 ci sta. Il creeper no. Ecco, vedi, ho fatto bene a stare dentro. Sto facendo un po'. Ah, aspetta, ci sono. No, i funghetti. I bagni, ci sono i conigli. Perché l'ideale con il bucket sarebbe di portarsi dietro lava, di prenderla su quella lava o acqua, sì, ne vale la pena, sì. Ma quanti maiali ci sono? No, vabbè, alcuni li ammazzo, cioè abbiamo cibo infinito qua fuori. Sì, giusto, adesso mettiamo a cuocere, dopo adesso non è più un problema a cuocere. Fermo maiale, ok. Bom, fatto, allora fatto. Ah, sto morendo per la fame, per il fantastico, proprio quello che volevo fare. Morire di fame era nei miei... Maiale! Nato. Ok, 8 bistecche di maiale crude. Adesso mi sono perso. Mettila a cuocere.
Non muoio vero di fame, non vorrei morire di fame. No, Minecraft. Oh, c'è una costoletta. Mangia. Tieni il regalo, tac, ti ho dato anche quella. Ho dato anche il piccone. Bene. Oh, anche la spada, perfetto. Ok, sto esplorando la zona, il bioma è parecchio ampio, nel senso che probabilmente siamo nel mezzo. Perché non vedo tante cose in particolare, cioè non volevo vedere se magari c'era un cambio di bioma, ma mi sa che questo abbiamo e questo ci teniamo. Eh sì. Intanto nel frattempo sono andato un po' in giro. Oddio, ho trovato anche gli altri tipi di funghi, sì, vai così. Boh, perfetto. Abbiamo tutti e due i tipi di funghi adesso. E sono arrivato tipo al livello 26, siamo vicini al 12, che è il livello miracolato per i diamanti. Ho da mettere giù la pelle di coniglio, la zampa di coniglio. Hai trovato la zampa di coniglio? Ma oddio, al che primo, culo! Al primo colpo. È la, poi è la cosa messo... più rara tipo che il coniglio può dare. Tipo poi tre funghi marroni, una piuma, una freccia, due corde. Due corde è buono, se ne troviamo una terza ci facciamo un bel archettino. Eccolo sì, Allora, adesso provo a vedere qua fuori se c'è qualche ragno. Oh, oro! L'oro non si butta mai. Anche se in Minecraft serve a ben poco, se non a fare i blocchi e le mele. Veramente, che utilizzo ha l'oro? Ma alla fine poco, ben poco. Cioè perché io ho letto da qualche parte che l'oro scava più velocemente del diamante. Boh, sai che non lo però, so. Io l'avevo letto, però il problema, madonna, redstone, ferro, di qua, di là, di su, di giù. Quante che roba? Cos'è sta roba? Chi è quello lì? Lontano da me. La strega, cosa hai trovato? Scava più veloce del diamante addirittura. Il problema è che non spacca neanche il diamante. Quello è vero. Quindi è un po' una fregatura, cioè. Perché praticamente sto organizzando una mini base giù, un paio di fornaci le faccio anche giù, faccio 3-4 fornaci. E dopo serve la lana per fare i letti. Sì, dovremmo trovare le pecore. Quello è un po'. Quello sì. Siamo al livello giusto, tra parentesi. Un diamantino me lo devi dare, sul via. No, sto a posto così. Diamanti! Dove? Aspetta. Vieni qua, nel tunnel di qua, nel tunnel. No, quello a sinistra. L'avevo detto c'è anche prima il tunnel della sinistra. Questo coso qua. L'avevo detto che prima della fine li avrei trovati. Ed infatti è stato. Guardate! Ecco, guardate qua. Quanti sono? Sotto? No. Oddio, ci sono. 1, 2, 3, 4. Vai, prendi e metti in saccoccia. Io ne ho 4. E io ne ho 1. What the fuck? Oddio, c'è un altro qua che hai dimenticato. Prendilo te. Questo vuole. Piccone e spada. Ci sta. Beh, oddio, quasi farei. Non lo so neanche io. Ma. Ok, ragazzi, direi che abbiamo trovato i diamanti, quindi. Obiettivo raggiunto alla grande per questo primo episodio, direi. Mettiamo nella chest. Sì, direi che su questi bei diamanti direi che si può concludere questo primo episodio. Direi che obiettivo veramente raggiunto, perché già al primo episodio abbiamo fatto abbastanza progressi. Nel prossimo episodio direi che possiamo concentrarci sulla casa. Sì, nel prossimo episodio ci concentriamo sulla casa e trovate il prossimo episodio sul canale di Just Paul. Quindi vi lascio il link in descrizione e vi farò sapere quando uscirà l'episodio. Ovviamente vi invito a iscrivervi al suo canale e anche al mio, e se il video vi è piaciuto ovviamente dovrete mettere su proprio subito un bel mi piace, commentare dandoci consigli su cosa fare, soprattutto quello, darci una mano in questa serie, perché serve anche una vostra mano per andare avanti sicuramente. Poi direi di condividere il video, iscrivervi al canale. Direi che da Just Paul e dal Gisio, ecco, detto lui, e poi è tutto. Al prossimo episodio. Quindi, ciao. Bella ragazzi.